Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi sembrava perlomeno doveroso spiegarvi quello che è successo in questi giorni sul canale e che ho fatto trapelare tramite alcuni messaggi abbastanza emblematici che hanno spiazzato alcuni di voi, e quindi mi sembrava corretto nei miei confronti chiarire quello che è successo nei vostri confronti. Sunto della situazione: qualche giorno fa sulla sezione community nonché su Instagram, e se non mi seguite su Instagram fatelo perché lì aggiornerò di continuo su questa situazione qua, ho pubblicato il seguente post che vedete qui in editing. Un post in cui mi lamentavo in maniera veramente tanto esplicita e anche tanto diretta di un ennesimo bug di YouTube, nonché di altre situazioni che ho trovato veramente sgradevoli. Che cosa è successo in sintesi? Penso sia una cosa molto grave dal punto di vista concettuale e non tanto dal punto di vista personale, quindi non applicata al mio caso, ma in generale come errore. In sostanza, è successo che tutti i miei video dal 2014 al 2018 sono stati privati della monetizzazione, ma in una maniera diversa dal solito. Stiamo parlando di un bug diverso da quello che era successo qualche tempo fa, per cui i miei video non erano idonei alla monetizzazione. È un bug che invece toglie l'opzione stessa della monetizzazione. Mi spiego meglio. Che cosa è successo? Mi è stato chiesto da YouTube di andare a configurare AdSense, che è una sorta di programma partner, per poter poi usufruire della partner che invece ho, che è iFree Network. La situazione cos'è stata? Che YouTube mi ha rinfacciato di non avere AdSense e quindi mi ha scollegato dalla mia partner. Ma io AdSense ce l'avevo, e come? Io AdSense dovevo avercelo per essere già in quella partner. YouTube mi ha scollegato senza un motivo apparente, impedendomi di guadagnare sui video, per poi venire a scoprire che in realtà io AdSense ce l'avevo. Ora, la situazione non so come sia messa. Io ho riprovato a monetizzare il video dell'Evolution che c'è stato qualche giorno fa e che ha fatto schifo, fra parentesi. E adesso sembra che la monetizzazione sia tornata. Ora, non so come andrà a finire, vi ripeto, seguitemi su Instagram per questa situazione, perché è davvero delicata. Ma perché io dico che è un problema grave dal punto di vista concettuale e non applicato alla mia situazione? Perché comunque, parliamone, io con YouTube al mese prendo $60, che all'incirca sono 50 euro, buttiamola lì, neanche. Immaginate se una situazione del genere fosse successa a qualcuno che invece ci lavora con YouTube. Cioè, vorrebbe dire in sostanza licenziarlo di punto in bianco, lasciarlo senza soldi, lasciarlo nella fame. È un problema concettualmente grave. Io non posso credere che possa succedere una roba del genere, per la quale ti viene rinfacciato di non aver qualcosa che in realtà hai. Tant'è che poi dopo io mi sono trovato spiazzato perché non sapevo cosa fare. Mi sono ritrovato lì ad avere un account da configurare che già avevo, quindi ho cominciato a smanettare un po', e dopo un po' ho detto proviamo a vedere se ho combinato qualcosa. Ho rimesso la monetizzazione, è tutto il pomeriggio che la monetizzazione c'è, speriamo bene. Volevo chiarire questa cosa perché alcuni di voi mi hanno scritto su Instagram, mi hanno chiesto cos'era successo, alcuni hanno chiesto se volevo abbandonare YouTube. No, non in questo momento. Quel messaggio lì non era una sorta di modo per allontanarmi da YouTube. Certo, la situazione con YouTube mi sta davvero dando fastidio, questo non lo nego. La situazione mi dà un grandissimo fastidio per vari fattori. Per YouTube, che in generale ha tradito secondo me i content creator, e un giorno arriverà un video molto più, diciamo, improntato su questo argomento. Ma io mi sento tradito da YouTube, non da voi iscritti, ma da YouTube in generale come piattaforma. E in generale poi l'interesse per il brand Pokémon sta crollando, quindi sta crollando anche il canale. Ma in primis quello che mi ha veramente fatto infuriare è stato rendermi conto di come YouTube secondo me stia tradendo i suoi content creator. Comunque arriverà un video specifico su questa cosa, perché ci tengo a farlo. Sono tuttora molto arrabbiato con questa piattaforma, non riesco a concepire come possa avere questi bug, non riesco a concepire alcune cose, o meglio riesco a concepirle ma le trovo veramente ingiuste, immorali, fastidiose e volte solo a un mero guadagno, che sembra veramente assurdo. Ma ripeto, di queste cose parlerò in un altro video, non è questo il momento, non è questa la sede, non è questo il video adatto, voglio farlo con un po' più di stile, diciamo. In sostanza però, cosa cambierà al canale? Niente sostanzialmente, continuerò a fare i miei video, solo che non vedrete gli annunci. Vi ricordo ragazzi che questa non è per nulla una cosa positiva, anche se molti di voi potrebbero essere felici, per il semplice fatto che io, per andare avanti col canale, ho bisogno di entrate. Mi spiego meglio, l'anno prossimo andrò all'università. Se YouTube mi impedisce di guadagnare, capite che al vaglio di una scelta tra università e YouTube, tra un altro lavoro per pagarmi un affitto e YouTube,
io dovrò fare delle scelte e quindi sacrificare YouTube, non per forza andandomene, ma diminuendo i contenuti, diminuendo X cose, non investendo banalmente, per una fonte di sussistenza più sicura, ecco. E questa situazione qua mi ha veramente fatto imbestialire, perché ho detto già prendo 50 euro perché hai diminuito i pagamenti, poi dopo questo, vabbè. Ma di fatto che per voi sostanzialmente non cambierà niente, non è che adesso perché non faccio la monetizzazione non carico i video, anzi, sono quasi più invogliato in un certo senso, perché comunque c'è meno un riscontro di denaro, che dà sempre un fastidio per caricare o non caricare, ho meno peso, comunque potrebbe tornare, quindi sarò comunque felice perché servono delle entrate anche per sostenere il canale, ad esempio per l'acquisto di Switch che devo prendere dal 2000 avanti Cristo, e cazzi mazzi. Detto ciò ragazzi, io spero di aver chiarito la cosa, no, non lascio YouTube, quel messaggio e quei post su Instagram non erano fatti per lasciare YouTube, era una critica diretta, era una critica da una persona che era molto arrabbiata, perché ero molto arrabbiato, lo sono tuttora, ma ora la controllo meglio, perché se avessi fatto un video in quella situazione lì probabilmente mi sarei messo a piangere dalla rabbia. Non vado via da YouTube per il momento, il canale rimarrà uguale. Vi ripeto, se YouTube va avanti così ci saranno delle scelte da dover fare, che potrebbero implicare il sacrificio di tempo dedicato al canale. Questa è una cosa che va detta. Riprenderò l'argomento del tradimento che io sento di YouTube nei confronti dei content creator in un altro video. Detto ciò, spero che questo vi abbia chiarito la situazione. Non vi chiedo like, non vi chiedo niente. Vi chiedo se volete un commento, un qualsiasi cosa, insomma, era solo un video aggiornamento. Sarà l'unico video della giornata, perché sì, perché c'è la maturità, devo studiare. Vi invito a passare da Instagram, mi raccomando, perché lì aggiornerò su questa situazione. Noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.